sponsored by Costa Marina Case Vacanze, B&B e Ristorante a Peschici Gargano. Info 348 83 29 295. costamarinapeschici.it. Impresa Valassi Fermo e Franco. L'arte di costruire e ristrutturare. www.valassiff.it. Trattoria Cantù dal 1897 alle Fornasette di Olginate. trattoriacantù.com. Studio dentistico Caponero Dottor Livio. Sulla bocca di tutti. caponerolivio.it. Treva Home, la tua casa vacanza sul lago di Como. 340 22 45 235. trevahome.it. Alla riga Monticeppi va in scena la sfida tra Lecco e Grosseto e Lecco vuole riscattarsi dopo la sconfitta inopinata di Novara 3-0. Il Grosseto cerca una vittoria esterna che manca dal 23 dicembre a Sesto San Giovanni e arriva alla riga Monticeppi accontentandosi all'inizio di gestire la situazione. Lecco invece ci prova, azze a sinistra, sono trascorsi solo 30 secondi e ributta fuori la palla alla difesa, poi Iocolano difende la palla, vince un contrasto, poi arriva a concludere con il mancino, trova la risposta di Davide Barosi, giovane portiere del Grosseto, un classe 2000 che si distende alla fa sua. La prima occasione dunque dopo 30 secondi per il Lecco, poi sbaglia l'uscita, vuole giocare la palla subito, Bolzoni la recupera, Liguori la mette sul sinistro, poi calcia di prima intenzione sfiorando il palo alla sinistra di Barosi, brutta l'uscita dalla propria difesa del Grosseto che ha voluto giocare il pallone. È andato incontro a un errore sanguinoso. Iocolano, uno scatenato Liguori molto attivo. Qui sbaglia, poi però va a recuperare con grande verve il pallone per Nesta, che ritrova una maglia da titolare dopo lungo tempo. Dentro il pallone, Capogna l'appoggia. Iocolano, una sventola con l'esterno destro. Barosi compie un autentico miracolo sotto l'incrocio. E sventa il gol del vantaggio dell'Ecco. 44esimo, Azzi, che è andato un po' a sprazzi nel corso di questa sua partita, nel finale però bene, entra in area, la palla sul destro, prova diagonale, ma riesce a dare poca forza a questo raso terra. Nessun problema per il portiere del Grosseto. Siamo nella ripresa, 52esimo, è calciato il pallone, sbaglia ancora una volta l'uscita e Capogna sfiora la traversa. Grosseto che veramente prende rischi enormi, la squadra di Lamberto Magrini. Qui Capogna calcia di prima intenzione, la palla non scende a sufficienza con il mancino. Bolzoni, poi Cautz, apre a sinistra Azzi, la finta, il dribbling va via secco, si sovrappone Liguori, Azzi però sterza centralmente, poi chiude sul palo stretto e sfiora un grandissimo gol, andando vicino al palo, alla destra di Barosi. Lecco ancora con Capogna che fa spallate con Calai. C'è il corner per il Lecco, che porta dentro i saltatori. Si lamenta qui Calai che non voleva il corner. Lo vediamo. E l'ultimo a toccare probabilmente è stato Capogna, ma il guardaline non se ne ravvede. Per questo si lamentavano i giocatori del Grosseto. Va Iocolano. Il colpo di testa in cui si scontrano. Poi Cautz provvidenziale il suo tocco di testa. E poi Liguori anticipa tutti. Anticipa la linea del Grosseto e l'uscita di Barosi con l'esterno sinistro. E poi il giovane attaccante bluceleste va a festeggiare sulla panchina con i compagni e lo staff tecnico per la prima rete in maglia bluceleste. La rivediamo. Qui si scontrano Raimo e Vrdoljak. E poi Cautz provvidenziale ci mette lo zampino di testa. E poi Liguori è lestissimo, il più veloce di tutti ad andare a insaccare. 1-0 Lecco alla 16esimo del secondo tempo. Dopo un buon primo tempo, Lecco si ritrova in vantaggio. Azzi, ancora Cautz viene anticipato. Può ripartire Gorelli, che qui gli rifila una mezza gomitata. Cade a terra Cautz, non c'è però segnalazione dell'arbitro. Gorelli dà al centro l'apertura di Sicurella. Dall'altra parte, a sinistra, le finte rientrate di Galligani, che poi prova a calciare. Pallone però senza troppa potenza, nessun problema per Pissardo. 77esimo, Capogna sulla destra, le finte, lavora un bel pallone, Liguori se la sposta sul mancino e sfiora il palo con un tiro forte e potente. Bella la partita di Luigi Liguori, oltre al gol, tanto movimento e grande partecipazione all'azione offensiva dell'Ecco. Qui palla lunga, Merli sale, netto vantaggio però la svirgola e permette a Galligani di involarsi, Pissardo si distende, la tocca con i guantoni, quel tanto che basta per impedire la rete del pareggio al numero 11 del Grosseto, vicinissimo al pari. 80esimo, il colpo di testa di Azzi per Iocolano,
Iocolano prova a entrare in area, le finte, se la porta sul fondo, la mette dentro Liguori. La risposta di Barosi sul tiro di prima intenzione, poi Foglia non riesce a calciare con forza. Dentro Simeoni dalla panchina, minuto 85, sarà decisivo nell'economia del match. Esce proprio Galigani che si è divorato il gol del pareggio. L'Eco ha una chance all'86 con la punizione di Iocolano. Dentro, finisce a terra Merlisala, l'arbitro facendo si gioca. Si riprende con la rimessa dal fondo, si lamentano i giocatori dell'Eco, rivediamo. Perché qui Merlisala viene affossato da Raimo. Tutto regolare per l'arbitro. L'Eco che dunque lamenta un rigore. A mancare nell'economia del match, Capoferri. Capogna di testa, Iocolano col petto, entra dentro in area, splendide le finte, i dribbling di Iocolano che poi però non ha la forza per calciare col destro, strozzato. Nessun problema per Barosi, 88esimo, la palla toccata da Vrdoljak, attenzione perché va via a sinistra il Grosseto, dentro il pallone, se lo sistema poi non riesce a calciare Scaffidi. Torna anche lui dalla panchina, il sardo senza problemi. 90esimo. Dentro il pallone sulla destra, troppa libertà però per Sersanti che la mette dentro, il colpo di testa di Marzorati e poi la girata con il mancino al volo di Simeoni, entrato dalla panchina a siglare il gol del pareggio. Il Grosseto lo trova in pieno recupero dei quattro concessi dalla direzione di gara e trova un pari amaro per il Lecco, troppa libertà per Sersanti. Marzorati, non è decisiva la sua deviazione aerea e la splendida conclusione col mancino di Simeoni vale il gol del pareggio. Il Grosseto strappa il pari, che è quello che aveva cercato di fare dal primo minuto con una attenta condotta di gara. L'Eco cala nel finale e paga amaramente il tempo di recupero. Finisce 1-1.